Allora, siamo sempre nel teatro al-Hakawati di Gerusalemme e incontriamo Mary Calvelli. Mary Calvelli che è la presidente della seconda edizione del Nazara Festival, ovviamente ha anche contribuito in maniera determinante alla prima edizione e soprattutto ad allestire questa serata importante qui a Gerusalemme. Un giudizio su come è andata e cosa ha confermato questo festival e questa serata qui a Gerusalemme, ma abbiamo avuto anche serate a Gaza e naturalmente in Italia un po' ovunque. Sì, il Nasra è appunto una rassegna, un festival, vuole essere proprio un festival, è nata come un festival di sguardo sulla Palestina e uno sguardo che viene dato da autori molto giovani, palestinesi e non palestinesi. E i vincitori infatti provengono un po' da diversi paesi, sono palestinesi, iraniani, un israeliano, e un americano e altri. E è un festival che vuole appunto viaggiare, vuole attraverso lo sguardo di questi autori vuole viaggiare per diverse città. È stato presentato alla prima edizione in collaborazione con molte associazioni italiane, è stato presentato a Venezia, poi ha girato per tutta Italia per arrivare poi a Gaza e appunto quest'ultima tappa a Gerusalemme. È già iniziata la seconda edizione di fatto, abbiamo già aperto la call degli autori che stanno già mandando molti cortometraggi di grande valore, di alto livello, oserei dire, co così come sono stati questi della prima edizione. E la seconda edizione che inizierà l'11 ottobre sempre a Venezia, anche quello sarà itinerante per diverse città italiane e ritornerà poi anche in Palestina. Diciamo la Palestina è l'ultima tappa che comunque si vuole fare per questo festival itinerante, quindi uno sguardo che gli autori palestinesi e non danno sulla Palestina per la conoscenza agli altri a cui lo mostriamo e però anche per una conoscenza sul territorio, sulla gente che di fatto lo vede e che lo vive più che altro. Ci saranno ancora molti giovani registi che presenteranno le loro opere in questa seconda edizione. Sì, fino adesso sono già arrivate molte opere di giovanissimi artisti e quindi sì, anche loro passeranno la prima selezione e quelli selezionati, così come lo scorso anno nella prima edizione, andranno poi in finale appunto a cominciare da Venezia.